Facciamolo, svuota la spesa e se lunga. Ho comprato i sacchetti, due sacchetti perché non ce li avevo. E poi questi sono più resistenti. Comunque, sono tanti sacchetti. Iniziamo da questo, alle olive. Queste qua, altre olive. Questo è fior di zucca, ne ho presi due. Poi pane, questo qua gran tenero. Verdura, peperoni, salsa allo yogurt, questo aglio, non mi viene il nome. Poi ho preso i peperoni dolci, no, peperoncini dolci a 1,23 euro. Zucchine 2,65 euro, così perché ovviamente erano praticamente finiti, tutto vuoto. Tonno. Allora, le arance, pomodorini, la noce di Mutti, questo qua, altri pomodorini, le banane, queste qua 1,24 euro, queste sono le patatine da forno, mai viste, le ha prese lui, non sapevo neanche che c'erano. Ho preso le uova, 10 uova, 10 uova, altre 10 uova, poi pasta, questa, fusilli, semolino. Questo qua alla barilla, ne ho presi tre, questi, altra pasta, spaghetti alla barilla, questi qua, altra pasta così, aspettate che tre spaghetti. Altra pasta, prendete queste qua, ho preso la pastina, altra pastina, altra pastina, fatta così, altri spaghetti, questi qua più lunghi, deve essere lunga, altra pastina, quella così, vado veloce perché la spesa è tanta, farfalline. Questo tipo di pasta diverso che non so. Poi latte, latte, tè alla pesca, fuzzy tea, Coca-Cola, poi focacce 3,99 euro, mi sono lanciata. Altra pane, due pane. Poi cereali al miele, patatine al barbecue, patatine crema e non so cosa, lo volevo provare, tè alla pesca, questo al ginseng al caffè, sacchetti della spazzatura, quattro pacchetti di zucchero. Allora, questo va nel frigo, questo, questi quattro pacchetti di zucchero. Ovviamente ora che prendo il cavalletto ci vuole un po', per cui quattro pacchetti. Poi, patatine queste, brioche, queste qua che se le porta al lavoro lui, altro pane. Filadelfia, il burro, questo qua della Vallée, due confezioni,
e ne ho preso un altro. Poi maionese, sottilette, queste non devono mancare con la pastina. Questi sono i cotton fioc, bastoncini. Poi altra pasta e farfalline. Questo è semola, altra semola per provare a vedere se è buono. Questo è la mortadella a 10,36 €. Sto cavolo, pensavo che costava meno. Comunque quello. Poi ho preso gli altri cereali, questi qua della Smart, cipolle dorate, riso, questo riso qua l'ha preso lui, però. Comunque questo. Ho preso la farina di 3 kg, ne ho presi 2, una e due sotto qui. Poi salsa di pomodoro, altra salsa di pomodoro, le patate. Poi altro sacchetto, la birra, peroni e 2 bottiglie di tè, perché ovviamente non ce la siamo bevuti e comunque ero in questa confezione qua. E basta, credo che ho fatto tutto. Volevo farvi vedere il totale, l'ho messo qua sotto. Totale 1,60 €, sì, 1,60 €, vabbè, ciao. 167,16 €. Abbiamo pagato così, ma in teoria dovevamo spendere 180 qualcosa, perché avevamo 13 € di sconto. Comunque questo è il risultato della spesa. Allora, non abbiamo preso niente di frigor, però tanto dobbiamo ritornarci ancora, per cui diciamo che per il momento questa è la spesa enorme, ma tanto ci ritorniamo ancora. E ci sono sempre cascata su, sempre sulle patatine eccetera, che non dovevo prendere, però vabbè, queste le porta lui al lavoro. E niente, allora diciamo che non c'era tante cose, perché noi siamo andati alla mattina ed era finito quasi tutto, ma proprio tutto, c'erano gli scaffali vuoti, in più c'erano le promozioni, per cui alla fine siamo riusciti a prendere solo queste cose qua. Tutte le altre cose non le volevo, e alla fine niente, abbiamo preso tutte queste cose qua. Però tanto poi la prossima volta farò vedere l'altra spesa. Ci manca la carne, per cui dobbiamo andare a comprare la carne, e credo basta. E niente, per cui ci ritorneremo ancora. È solo che c'era troppa gente, abbiamo fatto un po' di fretta e avevamo il carrello strapieno, per cui diciamo che già così sinceramente non ci stava più niente, per cui abbiamo detto vabbè, facciamo la prossima volta e andiamo 2 volte, come avevo già detto. E niente, questa è la grande spesa, e ormai sono fissa all'Esselunga, perché tra promozioni, sconti, robe varie, mi trovo bene all'Esselunga, ci sono tante cose buone, per cui io ormai sarò fissa all'Esselunga con le cose. E basta. Comunque, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Vi salutano anche loro due, 1 e 2. E stavolta, stranamente, loro due non sono saliti. Ah, per quello ho detto, strano che non sono saliti sul tavolo a rompere le scatole, a mangiare tutto quello che c'è. Comunque, vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video.